Bene, dopo aver eseguito questi 10 giri con queste righine, appunto, di due giri di maglie basse per ogni colore, che cosa facciamo? Abbiamo finito il corpetto. Ecco. Quindi a questo punto dobbiamo far partire da qui la gonnina e quindi cominciamo subito gli aumenti, no? Per dare quella morbidezza qua alla gonna e per cominciare ad allargarla. Avevamo finito qua con il rosa, io almeno avevo utilizzato il rosa. Devo chiudere il giro e cambiare il colore. Ecco, quindi faccio come abbiamo fatto fino a questo momento, cioè praticamente metto l'uncinetto qua sulla prima catenella, no? E invece che chiudere il giro con questo filo qua, lo chiudo di nuovo con il glicine. Attraverso una maglia bassissima, ecco, così. E adesso che cosa faccio? Allora, in questo giro qua dobbiamo cominciare subito a fare gli aumenti e quindi da 150 maglie che avevamo qua sottostanti ne ho raggiunte, ho fatto un po' di conti e non vi dico che cosa è stato appunto fare questi conti. Che quelle giuste appunto per dare quella morbidezza là che avete visto nel vestitino dell'introduzione che ho fatto nell'introduzione, ne dobbiamo raggiungere 180. Quindi, in poche parole, dobbiamo aumentare 30 maglie. E lo facciamo facendo 4 maglie alte e un aumento per 3 vo scusate, per 30 volte. Quindi facciamo la prima maglia alta, la sostituiamo con 3 catenelle, no? Come sempre. E poi facciamo 3 maglie alte, quindi in tutto 4 maglie alte. Quindi 2, 3 e 4 maglie alte. Ok. Adesso facciamo l'aumento, cioè nella maglia successiva facciamo 2 maglie alte. Quindi una e due. Così, questi ormai li abbiamo intrappolati sotto, quindi possiamo tranquillamente lasciarli e continuiamo sempre in questo modo, cioè facendo 4 maglie alte, una, due, tre, quattro maglie alte. E l'aumento, cioè in questa maglia ne facciamo due, una e due. Ok, e arriviamo fin qui e vedrete che sono 180 se avete voglia di contarle. E invece se vi fidate sulla parola va bene, comunque io vi consiglio di contarle nel caso aveste sbagliato qualcosa. Però certo, contare 180 maglie è un po' una noia, anche successivamente quando staremo lì, però un controllino ogni tanto direi di darlo perché poi se l'errore magari no, ce lo portiamo dietro e quindi magari anche se non contate proprio ogni giro, quando vedete che qualcosa non vi non andate troppo oltre, altrimenti, come ripeto, un errore che magari da qui ve lo ritrovate, poi qua sopra vi accorgete, vi tocca disfare un pezzo così. Quindi va bene, continuiamo così, 4 maglie alte, un aumento 30 volte fino a qua. Ecco le ultime 4 maglie alte, quindi una, due, tre e quattro e l'ultimo aumento, quindi una e due. Adesso andiamo ad unirci qua con la terza catenella, no? Dell'inizio, con una maglia bassissima e abbiamo chiuso quindi il primo giro della gonnina. Adesso che cosa facciamo? Nel giro successivo, quindi il secondo praticamente della gonnina, facciamo un giro di 180 maglie alte, quindi andiamo qui sopra con 180 maglie alte. Ok, la prima la sostituiamo sempre con 3 catenelle e poi continuiamo tranquillamente ad andare sopra
le maglie alte sottostanti con altre maglie alte, così, senza alcun problema, e arriviamo fino alla fine qua giù. Perfetto, eccoci, quindi arrivati alla fine facciamo 78, 79 e 80, e quindi 180, ok? E quindi che cosa facciamo? Andiamo sulla terza catenella, no? Dall'inizio e facciamo la maglia bassissima. Abbiamo chiuso il secondo giro della gonnina. Il prossimo giro, quindi il terzo, lo facciamo ancora di aumenti. Quindi ancora aumentiamo altre 30 maglie alte per arrivare da 180 a 210 maglie alte nel terzo giro della gonna. E che cosa facciamo? Come facciamo ad aumentare ancora queste 30 maglie? Facciamo 5 maglie alte, un aumento e sempre per 30 volte. Quindi facciamo le prime 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, no? Poi facciamo la seconda, quindi 2, poi 3, quattro, cinque, quindi 5 maglie alte, e nella sesta maglia qui sottostante facciamo la prima maglia alta, eccola, e la seconda sempre nello stesso punto, 2 maglie alte nella stessa maglia di base, l'aumento, per cui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abbiamo 7 maglie alte in 6 maglie alte sottostanti. Andiamo ancora avanti e facciamo sempre 5 maglie alte e un aumento. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'aumento. Quindi in questa maglia qua ne facciamo 2. Una e due. Quindi ripetiamo 5 maglie alte, un aumento per 30 volte, arriviamo fino in fondo e abbiamo ottenuto 210 maglie alte nel terzo giro della gonna. Ecco le ultime 5 maglie alte, quindi una, due, 3, 4, 5 e finiamo con l'aumento, quindi 1 e 2, 2 maglie alte nello stesso punto. Andiamo qua sulla terza catenella dell'inizio. Facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il terzo giro della gonna. Ecco quindi che abbiamo allargato di molto, no? Il corpetto. Ecco, e già cominciano a vedersi queste pieghe qua, che poi quando porteremo giù la gonna sempre con queste 210 maglie, faranno praticamente lo stesso effetto dell'altro vestitino. Eccoci qua, dunque, con questi 3 giri di maglie alte, no, siamo arrivati, come dicevo, a 210 maglie. Adesso quindi noi che cosa facciamo? Facciamo altri 5 giri di maglie alte, perché ecco, 1, 2 e 3 è lo stesso punto dove siamo arrivati noi adesso, questo qua. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, facciamo 5 giri sempre di 210 maglie alte. Quindi in tutto, da qui, dalla fine del corpetto all'inizio del motivo, saranno 8 giri. Il primo di 180 maglie alte, abbiamo fatto gli aumenti. Il secondo sempre 180 maglie alte, il terzo gli aumenti, quindi 210 maglie alte. Da qui a qui sempre 210 maglie alte, è semplicissimo.
C'è solo da mettersi lì con tranquillità e pazienza a fare le maglie. E come ho detto prima, contate ogni tanto, no? 210. Comincia a essere un bel impegno andare in tutto intorno, quindi se dopo dovete disfare un bel pezzetto comincia a diventare una cosa antipatica. Per cui ecco, arriviamo qua e poi facciamo insieme il motivo. Eccoci, una volta terminati quindi i primi 8 giri della gonna, adesso facciamo il motivo, quindi questa parte qui. E adesso no, non conteremo più questi giri qui, ma vi dirò primo giro del motivo, secondo giro del motivo, terzo, quarto, eccetera. Cioè praticamente faremo il motivo a prescindere, no, dal numero dei giri di tutta la gonna. L'importante è vedere questi spazi, no, tra un motivo e l'altro, che magari siano armonici. Infatti io qua ho fatto 8 giri di maglie alte prima del primo motivo, altri 8 giri prima del secondo e poi 4 giri tra il secondo e il terzo. Ecco, quindi faremo in questa maniera. Ok, andiamo a fare il primo giro del motivo, quindi. Ecco il primo giro del motivo. Mi raccomando, qua non sbagliamoci perché altrimenti poi non tornerà più niente. Allora, che cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi facciamo ancora una catenella. Poi saltiamo una maglia di base e sulla maglia successiva ci facciamo una maglia alta. Quindi facciamo questi quadratini così. Ancora una catenella. Saltiamo una maglia di base e nella successiva facciamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo la maglia di base e nella successiva facciamo una maglia alta. Ok, dobbiamo fare per tutto il giro questa cosa, cioè questi quadratini qua, in poche parole, e in tutto ne dovranno risultare 105. Facciamo dunque il penultimo quadratino, quindi una catenella, saltiamo una maglia di base e una maglia alta. Ecco, e poi se abbiamo fatto tutto bene, deve risultare questa cosa qui, cioè questa ci deve rimanere qua questa maglia, in modo che noi facciamo una catenella, no? Saltiamo questa maglia di base qui e con una maglia bassissima andiamo ad unirci alla terza catenella dell'inizio, cioè questa qua. Ecco. E quindi c'è lo spazio sia qua, no? Tra le prime 3 catenelle qui per fare il primo quadratino che nell'ultimo quadratino per fare l'ultimo quadratino, e quindi risultano in tutto, come ripeto, 105 di questi quadratini. Adesso dobbiamo fare il secondo giro del motivo. Che cosa facciamo? Allora, facciamo una catenella che è quella lì dove andremo ad unirci, no, alla fine del secondo giro. Saltiamo questo spazio qua e nella maglia alta successiva, cioè in questa, noi andiamo a fare che cosa? 5 maglie alte, quindi un ventaglietto di 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e 5. Ecco qua. Adesso saltiamo questo spazio, questa maglia alta, e nello spazio successivo, cioè in questo, ci facciamo una maglia bassa. Quindi per fare questa cosa qui abbiamo occupato 1, 2, 3 quadratini. Adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua, e quindi non in questa, no? Ma nella maglia alta successiva facciamo i ventaglietti, quindi 5 maglie alte nello stesso punto. 2, 3, 4 e 5. Ora la maglia bassa non la mettiamo qui, non la mettiamo qui, ma la mettiamo nel quadratino successivo.
Facciamone ancora uno, saltiamo questa maglia, questo spazio e andiamo su questa maglia alta qui. Facciamo 5 maglie alte nello stesso punto. 2, 3, 4 e 5. E poi non qui, non qui, ma qui ci facciamo la maglia bassa. Ecco qua questi ventaglietti e di questi ne devono risultare 35 in tutto, quindi ritroviamoci da queste parti qua. Ecco, sono arrivata quasi alla fine, quindi faccio l'ultimo ventaglietto, 1, 2, 3, 4. E 5 e adesso sarei dovuta andare qui perché dovrei saltare questo quadratino, questa maglia e andare con la maglia bassa qui. In realtà, siccome devo unire, no, il giro, devo chiudere il giro, vado su questa maglia bassa qui che era la catenella iniziale, ci faccio la maglia bassissima e chiudo il giro. Ecco. Va bene, e così non spostiamo, no, troppo la chiusura, questa qui. Adesso bisogna fare il terzo giro del motivo. Allora, come facciamo? Facciamo 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta appunto del giro, ancora 2 catenelle. E facciamo una maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto, quindi qua al centro, così. Facciamo ancora 2 catenelle e una maglia alta su questa maglia bassa qui, tra i due archetti. Allora, a questo punto che cosa faccio? Ve lo ripeto qui un attimo perché qui era l'inizio, no? Bisognava fare le 3 catenelle della prima maglia alta. Allora facciamo 2 catenelle, andiamo a fare la maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto, facciamo altre 2 catenelle e facciamo la maglia alta nella maglia bassa tra i due ventaglietti. 2 catenelle, maglia bassa qui sulla terza maglia alta del ventaglietto, ancora 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia bassa tra i due ventaglietti. Va bene, io adesso sinceramente le volte che dobbiamo fare questa cosa qua non l'ho contate. Comunque voi vedete questo motivo, il fatto che dovete andare con una maglia alta prima del ventaglietto, con la maglia bassa sul ventaglietto, con quell'altra maglia alta praticamente sulla maglia bassa tra i ventaglietti e arrivate, no, fino a qua giù. Ecco, arriviamo fino a questo punto qui. Eccoci alla fine del terzo giro e vediamo come dobbiamo terminare. Allora facciamo 2 catenelle e la maglia alta, no? Così abbiamo chiuso qua il penultimo ventaglietto qui dentro. Adesso la stessa cosa la dobbiamo fare sull'ultimo ventaglietto e utilizzeremo queste 3 catenelle qua che abbiamo messo per fare questa maglia alta qua, che sarebbe la corrispondente di questa. Quindi noi adesso che cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle, poi facciamo la maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto, ancora 2 catenelle e poi prendiamo la terza catenella qua dell'inizio, questa, e ci facciamo la maglia bassissima. Ecco. E quindi abbiamo rispettato, no, quel motivo lì. Ok, adesso dobbiamo fare il quarto giro. E che cosa facciamo? Adesso sfalziamo praticamente i ventaglietti, cioè invece di metterli qua sopra uno sopra l'altro, li mettiamo dentro questi spazi e lo mettiamo quindi subito qui il primo ventaglietto. Non ci spostiamo, quindi facciamo 3 catenelle e altre 4 maglie alte sempre nello stesso punto, quindi il primo ventaglietto in poche parole, 2, 3, 4
5. Eccolo qui, sopra la chiusura del giro precedente. Adesso che cosa facciamo? Adesso facciamo una maglia bassa sopra la maglia bassa qui del giro precedente, questa che stava sulla terza, no? Maglia alta del ventaglietto, e facciamo un altro ventaglietto sopra a quest'altra maglia alta. Quindi 2, 3, 4 e 5. Ok, facciamo la maglia bassa qui sopra, sopra l'altra maglia bassa e il ventaglietto sopra la maglia alta invece. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qui il motivo, no, che ci deve tornare. E anche questi ventaglietti qua dovranno essere 35, così come quelli del secondo giro. Eccoci dunque alla fine del quarto giro, dobbiamo fare qua l'ultimo ventaglietto, per cui facciamo 5 maglie alte nello stesso punto, 2, 3, 4 e 5. Ecco, a questo punto facciamo una cosa un pochino, va bene, particolare, ovvero facciamo, va bene, una maglia bassa qui sopra la maglia bassa. Poi andiamo a prendere la terza catenella, questa dell'inizio, e facciamo una maglia bassissima, no? Così chiudiamo il giro, cioè praticamente abbiamo portato giù questo ventaglietto. Però vedete qua che cosa è successo? Che la chiusura, no? Se noi cominciassimo da qui, ci si sposterebbe di molto, cioè da qui, no? Andrebbe a finire qua in fondo, perché ho tirato giù il ventaglietto. Ecco la differenza, no? Che io adesso con la chiusura mi trovo qua giù, qui invece dovrei trovarmi qua. Per cui io vado a camminare con delle maglie bassissime e raggiungo questa maglia alta qui, che è praticamente la quarta. E riporteremo un attimo in linea qua la chiusura dei giri, in modo che non venga poi una cosa brutta. Allora, qui che cosa dovevamo fare? Dovevamo camminare. Quindi con delle maglie bassissime, ecco, in questo modo qua, fino al punto in cui, no, ci sembra che stia in linea con le chiusure precedenti. Ecco. Cominciamo il quinto giro e che cosa facciamo? La stessa cosa che abbiamo fatto nel terzo, ovvero il collegamento tra due ventaglietti. Cominciamo con una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa dove poi andremo a chiudere il giro. Facciamo 2 catenelle. Facciamo una maglia alta sopra la catenella, sopra, scusate, la maglia bassa sottostante. Ecco qui. E facciamo ancora 2 catenelle e una maglia bassa sulla terza maglia alta dell'archetto. Ecco. No? Stessa cosa del terzo giro, soltanto un po' spostato. Questa volta prima avevamo iniziato con 3 catenelle, adesso iniziamo con una. E quindi adesso facciamo 2 catenelle, andiamo nella maglia bassa e facciamo la maglia alta, ancora 2 catenelle e sulla terza maglia qui dell'archetto ci facciamo la maglia bassa. Ecco, la stessa identica cosa di prima, soltanto che cominciando differentemente, in quanto prima partivamo da qua, no? Cioè comunque da qui, dovevamo iniziare con una maglia alta. Adesso partiamo da qui e iniziamo quindi con una maglia bassa. Facciamo ancora 2 catenelle, però è la stessa identica cosa di prima, eh? Una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 catenelle e la maglia bassa sulla terza maglia alta dell'archetto.
Di nuovo quindi questo motivo qui, di collegamento tra gli archetti. Bene, facciamolo tutto quanto e ritroviamoci qua. Alla fine del quinto giro troviamo questa situazione qua, ovvero dobbiamo andare ad unirci qui, no? Con la maglia bassa, ovvero con la catenella che abbiamo fatto sopra il primo ventaglietto. Allora, avviciniamoci sempre di più e sempre nello stesso modo, quindi 2 catenelle, la maglia alta sulla maglia bassa sottostante, ancora 2 catenelle, la maglia bassa qui sulla terza maglia alta del ventaglietto e poi ancora 2 catenelle, la maglia alta su questa maglia bassa qui, ecco, e siamo arrivati a questo punto dove dobbiamo fare le ultime 2 catenelle, ecco, a questo punto qua, in questo punto qua dobbiamo fare ultime 2 catenelle e poi la maglia bassissima su questa catenella qui. Quindi facciamo 2 catenelle e poi andiamo ad unirci con una maglia bassissima con questa catenella qua dell'inizio, ecco qui, eccoci. Bene, adesso dobbiamo fare il sesto giro, che è anche l'ultimo giro di ventaglietti, ed il ventaglietto dobbiamo andarlo a fare qui sopra. Iniziamo con una catenella che ci sostituisce la prima maglia bassa e qui sopra, no, sfalsato rispetto a questi due, ci facciamo il primo ventaglietto. Quindi una, due, tre, 4 e 5, ecco. Ok, adesso portiamo giù il ventaglietto sopra questa maglia bassa qua con un'altra maglia bassa e procediamo a fare il prossimo ventaglietto sopra la maglia alta successiva, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ecco, mettiamo ancora il ventaglietto giù con una maglia bassa sopra la maglia bassa sottostante e facciamone ancora un altro, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, in realtà stiamo facendo che cosa? L'equivalente del primo giro di ventaglietti, di questo qui. Ecco, perché infatti si trova qui sopra. Però non è uguale, perché comunque qua, no, ci avevamo i quadratini, dovevamo andare a buttare la maglia bassa nello spazio, eccetera. Quindi la posizione è la stessa, però si fa come abbiamo fatto questo in realtà. Cioè mettendo, no, la maglia bassa che si trova tra i ventaglietti sopra la maglia bassa che sta invece sulla terza maglia alta del ventaglietto precedente. Ok, e procediamo sempre così e ritroviamoci qua in fondo. Ecco, mi trovo quasi alla fine praticamente del sesto giro, faccio l'ultimo ventaglietto, quindi una, due, tre, 4 e 5, ecco, quindi la quinta maglia alta del ventaglietto, e adesso vado sulla prima catenella qua in fondo, che era quella che mi sostituiva la prima maglia bassa, faccio una maglia bassissima e chiudo il sesto giro. E quindi ho finito così i ventaglietti praticamente del motivo. Adesso dovrò fare il settimo giro, che è anche l'ultimo giro del motivo, che sarà uguale a questi qui, no, di collegamento, e poi continuiamo con le maglie alte. Quindi nel settimo giro facciamo 3 catenelle, perché ci troviamo sopra una maglia bassa, no, qua. Poi facciamo 2 catenelle, che sono quelle che dividono la maglia alta da questa maglia bassa qui, cioè quella che noi dobbiamo mettere sopra la terza maglia alta
fatta del ventaglietto. Quindi ecco, facciamo ancora 2 catenelle e sopra la maglia bassa che si trova tra i ventaglietti facciamo una maglia alta. Ancora 2 catenelle, la maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto, 2 catenelle e la maglia alta qua in mezzo. 2 catenelle, la maglia bassa al centro del ventaglietto, 2 catenelle e la maglia alta qui sulla maglia bassa sottostante che si trova tra i due ventaglietti. Bene, facciamo questa cosa per tutto il giro e ci ritroviamo qua alla fine dove chiuderemo il motivo. Eccoci alla fine del settimo giro, siamo sopra l'ultimo ventaglietto, quindi che cosa facciamo? 2 catenelle, una maglia bassa sulla terza maglia alta qua del ventaglietto, ecco, ancora 2 catenelle, poi prendiamo qua la terza catenella dell'inizio, che sarebbe questa qua. E ci facciamo la nostra maglia bassissima per chiudere il giro, il settimo giro. Ecco. E abbiamo terminato il motivo. Adesso dobbiamo riprendere a lavorare, no, le nostre maglie alte. Allora, come facciamo per farne tornare di nuovo 210? Perché logicamente, visto che dobbiamo fare ancora altri motivi, no? Ne dobbiamo mettere ancora altri, dobbiamo cominciare sempre con 210 maglie, in modo che ritorni questa questione qui. E inoltre, perché la gonna appunto non deve andare ulteriormente ad allargarsi oppure a restringersi. Quindi all'inizio facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Nello spazio di 2 catenelle mettiamo 2 maglie alte, quindi una e due. Mettiamo una maglia alta sopra la maglia bassa. Altre 2 maglie alte qua nello spazio di 2 catenelle. E una maglia alta sopra la maglia alta. Eccoci, quindi da maglia alta sono 2, 4, 6, 7 maglie alte. Ecco, ne facciamo ancora uno spazio, quindi qui dentro facciamo 2 maglie alte, perché una era questa qui sopra la prima maglia alta, no? Sopra questa maglia alta qui. Facciamo ancora una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 maglie alte nello spazio, una e due. E la maglia alta sopra questa maglia alta qui. Ecco, non perdiamo neanche una maglia ed arriviamo qui per chiudere. Bene, eccomi alla fine del giro, quindi quello lì, no? Il primo che riprende le maglie alte per continuare la gonna. E che cosa faccio? Le ultime 3 maglie alte, quindi la 208, la 209 e la 210. Ecco qui. Poi vado sulla terza catenella qui dell'inizio, faccio la maglia bassissima e chiudo il giro. Bene, per questa volta io direi per questo tutorial di interrompere qua, visto che abbiamo messo mo molta carne al fuoco. Abbiamo fatto gli aumenti, tutto il motivo, abbiamo ripreso qua le 210 maglie per continuare poi in seguito la gonna e quindi va bene, ci sono molte cose da fare e da digerire, da controllare, eccetera. Quindi arrivate fin qui, poi nel prossimo tutorial, che magari sarà abbastanza corto perché ci mancherà soltanto da fare questa chiusura qui, che è molto semplice e non è che impegna molto tempo. In più io vi dirò bene il numero dei giri, no, che dovete fare per continuare qua ad allungare la gonna
Per cui per adesso vi saluto e buon lavoro, speriamo che sia tutto chiaro, che i conti ritornino e per qualsiasi problema, come sempre, contattatemi nei commenti oppure appunto come volete voi. Buon lavoro e ciao, alla prossima!